capito? Così. Ciao, buongiorno. Scusi, dove va? Dove vado, Carle? A sgobba come tutti i giorni. A parte Carle, mi faccio vedere gentilmente il Green Pass, grazie. No, amore, il Green Pass pure vanno al lavoro. Sono le nuove disposizioni, senza che facciamo qua polemica sterile. Perfetto, signor collega, grazie, buon grazie. Lavoro. Signor Meda, se non ce l'ha, non entra. Ma Grumira, ho fame. Ma che Grumira? Ma sta a far Novax? So. Ma che Novax? Io sono pure vaccinato, ma è una questione di principio. Non vedo perché io debba esibire il Green Pass per andare al lavoro. Quando poi dentro, tra l'altro, stiamo tutti con la mascherina. Ma sa, appunto, sei vaccinato, c'hai il Green Pass, ma passa, ma che è? No, Cla, è una questione di principio, già te l'ho detto. Non mi tocca, non mi tocca. Io lavoro in questa azienda da 46 anni, ok? Adesso non ho capito perché improvvisamente sono diventato un untore. Ma qual untore, sa? Ma ci sono delle disposizioni, delle regole, c'hai il Green Pass? Ma faglielo vedere, ma che battaglia stai a portare avanti? No, Claudio, forse non ci siamo capiti. Io il Green Pass non lo esibisco, ok? Guardi, se vado a fare una passeggiata... Bono, faccio da solo, non me tocca, Bono con queste mani, Bono con queste mani. Ma certo. Ma no, quello, il Green Pass. Sandro, che succede? È impossibile, è impossibile. Che? È impossibile vivere senza Green Pass. Sandro, lo capisci che siamo in un'emergenza sanitaria, eh? Lo capisci? Tutte queste disposizioni, queste leggi, queste regole sono per un bene collettivo mondiale, Sandro. Che ti costa esibire un documento quando ti viene richiesto? Che diceva il presidente? Te lo ricordi? Distanziarci oggi per abbracciarci domani con più calore. Dobbiamo tenere duro, Sandro. Tutti noi stiamo facendo sacrifici. Ma proprio adesso che vediamo uno spiraglio di luce, dobbiamo stringere i denti ancora più forte. Sperando in un futuro lontano da mucchine, lontano da mascherine, da tamponi, da distanziamenti sociali, basta. Non sei stanco? Non sei stanco di spaventarti a morte ogni volta che senti qualcuno tossire per strada? Dai, Sandro, dammi quel Green Pass. Io non posso. Sandro, lo so che sei un bravo ragazzo, tiralo fuori, dai. No, io non... Dammi quel documento. Dammi il telefono. Prendi quel Green Pass. No. Dammi quel Green Pass. Io non riesco a scaricare. Sono 3 mesi che mi sono vaccinato. E prima ti dicevano che ti arrivava in automatico via mail, eh? Non si è visto niente. Poi ti devi scaricare l'app e infilare l'autocode. Ma che è l'autocode, eh? E qua ormai serve un QR code per fare tutto. E per entrare al ristorante gli devi far vedere il QR code. Per leggere il menu devi scansionare il QR code, eh? Io già tanto se so che è il codice fiscale, capito? Eh? A noi lo Stato ci ha abbandonato, eh? Io mi sento come anziani, ma non ce l'ho il nipote che mi aiuta, io, capito? Eh? E che facevo io, se non c'avevo smartphone, eh? Che faccio? Viva i margini, eh? T'ho scaricato. Che? Il Green Pass. Grazie. Prego. Questo è un coglione, bro.